questa puntata. Premio Toscana Innovazione a 8 progetti. È Agnese Pini, il grande comunicatore toscano. 320 scatti ricordano l'alluvione della Versilia. In Consiglio regionale la mostra Ali per Patrick. Da una piattaforma per il forest sharing alle tecnologie satellitari GNSS integrate con la telemedicina fino a un dispositivo per il consolidamento e la protezione sismica di edifici in muratura. Sono 8 i progetti premiati e finanziati con il premio Innovazione Toscana 2021 promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana e organizzato dal Digital Innovation Hub Toscana. La Toscana è terra di grande tradizione, di storia, di bellezza, ma anche la terra dell'ingegno. E noi nel 2017, quando proposi al Consiglio regionale di istituire questo premio, volevamo mandare questo messaggio, un messaggio di speranza ai tanti talenti che ogni giorno operano nelle nostre università, nelle nostre aziende, il segno di vicinanza da parte della Regione. Sappiamo benissimo che questo non è il premio economico ad avere maggiore significato, ma è la strada da perseguire, il sentire le istituzioni vicine, il sentire le istituzioni attente alle istanze che arrivano da chi fa ricerca e da chi cerca di costruire un mondo migliore. Sono contento che i temi trattati dalla transizione digitale ai temi della transizione ambientale siano al centro anche di questo lavoro. Perché la Toscana che vogliamo costruire nel futuro è una terra che parte dalla sua storia, dalla sua bellezza, dalla qualità delle sue imprese che ogni giorno operano, ma cerca di costruire una strada nuova per anticipare il progresso. O la politica ha la capacità di anticipare il progresso, di segnarne la strada, oppure rischia di subirla. Un grazie di cuore a Confindustria, al Digital Innovation Hub, a Sviluppo Toscana e consentitemi un grazie particolare a Silvia Ramondetta che è il vero cuore e motore di questa iniziativa. Io penso che abbiamo tracciato la strada giusta e che dobbiamo continuare in questa direzione. Solo anticipando il progresso, solo sostenendo chi fa innovazione e ricerca possiamo guardare con più speranza al futuro. Il risultato è davvero importante perché i dati sono stati davvero molto rilevanti, abbiamo avuto 53 candidature raccolte, di queste 53 molte di elevatissima qualità e molte che sono arrivate dalle start-up innovative. Abbiamo avuto 2 poli territoriali di concentrazione delle domande tra Firenze e Pisa, ma abbiamo avuto soprattutto, questo è il messaggio a cui tengo molto, una partecipazione entusiasmante da parte di imprese giovanili e imprese femminili, ma non soltanto partecipazione. Altro elemento sicuramente interessante è che al di là della categoria del premio, erano 4 le categorie di questo premio, la tematica prevalente è stata quella che veramente ci proietta verso il futuro e anche verso il presente, quindi la salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sostenibilità che sono stati centrali in tutti i progetti finanziati e anche presentati. È un premio molto importante, ha avuto una grande partecipazione, oltre 50 persone che hanno partecipato, molte start-up e con sorpresa anche molte donne. È un premio nato ovviamente dalla Regione Toscana in collaborazione con Confindustria, abbiamo lavorato insieme, abbiamo scoperto che c'è anche in questa nostra Toscana tanta voglia di fare ricerca, raggiungere obiettivi concreti, addirittura qualcuno è arrivato anche a fare un progetto definitivo da mettere a terra, quindi siamo veramente contenti e orgogliosi di poter oggi qui premiare coloro che hanno vinto nelle loro varie categorie. Agnese Pini, direttrice della Nazione, è la vincitrice della 5ª edizione del Comunicatore Toscano dell'anno, organizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana. Pini, rivolgendosi a 25 studenti del Liceo Machiavelli di Firenze, che hanno partecipato alla premiazione insieme a 2 loro insegnanti, ha voluto sottolineare il concetto che i giornali sono fondamentali e lo saranno anche dopo la trasformazione digitale. Ricevere un premio intitolato al comunicatore toscano, alla comunicatrice in questo caso, davvero appare come un bellissimo regalo. Sono davvero grata al cuore come per aver pensato a me per questo,
appunto per questo riconoscimento così bello e prestigioso che arrivando a casa propria assume chiaramente un significato ancora più intimo, profondo e importante. È un momento difficile questo per l'informazione in generale, per la carta stampata in particolare, un momento di grande trasformazione industriale, quindi con tutte le incognite del caso, le difficoltà del caso, ma proprio per questo è entusiasmante, perché si ha la sensazione appunto di attraversare un momento storico per la nostra professione, quindi va vissuto nel migliore dei modi possibili, cogliendo tutte le opportunità del cambiamento insieme alle difficoltà. Ma io sono davvero orgoglioso di poter premiare Agnese Pini, una donna impegnata, una donna che sta cambiando anche il modo di fare comunicazione. Credo il Corecom abbia fatto una scelta davvero giusta. Oggi bisogna investire molto sull'informazione, in un tempo in cui le fake news corrono veloci sulla rete, avere qualcuno che in maniera critica riesce a dare punti di vista anche diversi aiuta la democrazia. Credo noi dobbiamo investire sempre di più per sostenere il servizio pubblico locale a livello delle capacità delle emittenti locali, dei giornali locali, di esprimere un pensiero critico. Aiuta la politica e aiuta i cittadini, e su questo non ci possono essere passi indietro e non possiamo voltarci dall'altra parte. È una sfida non semplice in un tempo in cui la comunicazione sta cambiando, ormai sempre più si lavora sulla rete e sempre più la notizia richiede tempi rapidi, come voi sapete molto bene, quindi sono felice davvero di questo lavoro che sta portando avanti il Corecom e ringrazio Enzo Broci. Lo ringrazio anche per aver coinvolto le scuole, perché investire sulle ragazze, sui ragazzi, fargli capire il valore e il senso della comunicazione e dell'informazione oggi è qualcosa di profondamente importante su cui noi continueremo a lavorare anche nei prossimi anni. Anche quest'anno il Corecom della Toscana premia colei o colui che consideriamo il comunicatore toscano. Lo abbiamo fatto negli anni passati, per esempio, con il grande fotografo Massimo Sestini, con Jacopo Melio, con Elena Favilli, autrice di Storie della Buonanotte per bambini ribelle. E quest'anno ci sembrava giusto premiare Agnese Pini, giovane, giovanissima direttrice del giornale più storico della nostra Toscana, della Nazione, che dirige il giornale in un momento molto complicato per la carta stampata, ma che cerca di guardare alla comunicazione in un modo estremamente originale, moderno. La rivista Forbes l'ha considerata una delle 100 donne più influenti nel nostro paese e allora ci sembrava giusto che una toscana, una giornalista di questo talento, avesse anche il riconoscimento del Corecom della Toscana. Si intitola 25 anni fa alluvione Versilia e Garfagnana, 19 giugno 1996, il libro fotografico di Tommaso Teora, presentato in Consiglio regionale, che in 320 scatti documenta il disastro nel quale persero la vita 14 persone e la successiva ricostruzione. Ringrazio davvero Tommaso Teora per averci voluto regalare questo libro, che è non solo un ricordo della tragedia che 25 anni fa colpì l'Alta Garfagnana e che ha segnato la vita di tanti di noi. Io ricordo quelle immagini, ero un giovane studente che viveva in Basilicata, quelle immagini che fecero il giro d'Italia e che ci raccontarono la devastazione che portò a 14 vittime di uno dei più tremendi alluvioni che abbiamo vissuto. È un monito perché ci dice anche qual è la strada da investire. I cambiamenti climatici ormai sono così grandi e forti che richiedono che le istituzioni facciano la loro parte per tutelare la salute dei cittadini, la loro parte per evitare che quello che è accaduto non accada mai più. Questo è l'impegno e il monito che noi ci portiamo e che questo libro lascia a chiunque di noi oggi guida le istituzioni, delle immagini forti, delle immagini belle, delle immagini che nella loro durezza
segnano però davvero la vita di tante cittadine e di tanti cittadini. Quindi ancora grazie al collega Mario Puppa per aver voluto qui questa conferenza stampa, grazie a Tommaso Teora per aver raccolto in questo libro quella tragedia che, come ho detto, ha segnato la vita di tanti di noi, e grazie a Tra le righe libri per aver voluto stampare e rendere fruibile questo testo. 25 anni fa un evento tragico, l'alluvione della Carfagnana e della Versilia, che ha segnato profondamente i nostri territori. Sicuramente un evento che è documentato in maniera, diciamo, molto efficace dal libro di Tommaso Teora, 320 fotografie che oggi rappresentano una testimonianza di quei fatti tragici. Io, come Regione Toscana, devo sottolineare che quell'evento segnò un cambio di rotta, un cambio di passo rispetto all'organizzazione della protezione civile, diventò un vero e proprio modello. La Regione Toscana fu pronta a intervenire, si fu in grado di dare una risposta a quei territori efficace ed efficiente in tempi brevissimi, e oggi portiamo l'eredità nei piani e nei progetti della Regione Toscana, e cerchiamo in questo senso proprio di lavorare soprattutto nella fase di prevenzione attraverso, voglio dire, un lavoro capillare che la Giunta sta portando avanti insieme al Consiglio. Sono 320 fotografie fatte in quei tempi in 2 anni. In 2 anni con 17 viaggi, sempre con lo scooter, perché con lo scooter si viaggiava meglio, soprattutto le prime volte, dove non facevano passare, io potevo passare con lo scooter. È stato un lavoro enorme, enorme, perché sono 320 diapositive che ho dovuto scannerizzare, e chi è del mestiere sa benissimo che la diapositiva col tempo si deteriora e crea problemi, polvere, peli, eccetera. Perciò con lo scanner è un lavoro enorme. Potete immaginare 320 fotografie, quello che il tempo che ha permesso, che ha voluto, insomma, che ci è voluto per sistemarle, ecco. Però nel compenso è venuto un buon lavoro. A me mi sembra venuto un buon lavoro. Un'esposizione artistica in Consiglio regionale della Toscana a Firenze è dedicata a Patrick Zacchi. La mostra è una selezione dei disegni del progetto Disegniamo ali per far volare libero Patrick Zacchi, ideato dall'artista Daria Palotti e dal comune di Vico Pisano, in collaborazione con la Commissione regionale Pari Opportunità. Io ringrazio il comune di Vico Pisano, ringrazio Daria Palotti, sono emozionato, sono entrato in questa stanza e vedere tutti questi disegni, ce ne sono più di 2000 che mandano un messaggio di speranza, le ali come segno di ritrovata libertà. È evidente che la vicenda di Patrick Zacchi richiede ancora grande attenzione da parte delle istituzioni, perché un primo passo è stato fatto. Io non mi aspettavo oggi di poter essere qui sapendo che finalmente Patrick è a casa sua. Ora ci aspettiamo che si concluda positivamente il processo e che Patrick possa tornare in Italia, possa tornare a Bologna, possa davvero fare in modo che quelle ali gli permettano di lasciare l'Egitto e ritrovare completamente la libertà perduta. Io penso che la Toscana su questo, come dire, è stata sempre apripista, perché penso all'abolizione della pena di morte, penso a tutte le sfide sui diritti. Noi vogliamo continuare questo impegno, che è un impegno di libertà, è un impegno di sostegno anche a tutte quelle donne e quegli uomini che fanno più fatica, e penso che da questo punto di vista la Regione Toscana non si è mai voltata dall'altra parte, non lo farà neanche in questo caso. E è stata una cosa entusiasmante, perché per un piccolo comune come il nostro, 8.600 abitanti, fare una cosa con questa risonanza, con questa qualità, ma soprattutto con questo livello di partecipazione, tantissimi disegni avvenuti da tutta Italia, una partecipazione intergenerazionale, interregionale, così, è stata veramente una soddisfazione molto grande. L'idea nasce dal comune di Vico Pisano, che mi ha coinvolto chiedendo di fare un'iniziativa su Zacchi. Chiaramente l'idea iniziale era di fare un'immagine da mettere all'esterno del comune, però visto che ci piace coinvolgere le persone, o almeno a me piace fare lavori dove coinvolgo le persone, di solito i bimbi, faccio laboratori artistici, avevamo pensato di fare le ali. Le ali è stata l'idea che è venuta istintivamente quando
ho pensato a un'immagine per Patty Zaki, un'ali di libertà, forse anche un po' semplice come idea, però insomma ha funzionato.